Ciao a tutte, non riesci a dimenticare l'ex? Questo per la rubrica I problemi sentimentali delle donne e come risolverli. È un problema tipico che hanno molte donne di dire di non riuscire a dimenticare l'ex, di stare sempre lì a pensarci, dedicare energie, uscire di testa al pensiero che lui possa andare con un'altra donna. Questo denota semplicemente un fatto che stai vivendo un problema tu. Un problema di disistima, un problema forte di disistima, per cui non riesci, diciamo, a vederti indipendente da lui. Hai creato una situazione tale per cui ti senti come se fossi sua, come se fossi una sua parte. E allora è ovvio che in queste condizioni non potrai mai vivere poi una relazione sentimentale appagante con un'altra persona, perché hai delle grosse problematiche di natura emotiva. E devi vedere questo come, diciamo, l'ex deve avere la funzione di spingerti a risolvere questi tuoi problemi di disistima in te stessa, soprattutto disistima come femmina, cioè ti senti inadeguata sia come femmina sia come donna. E allora il pensiero che scatta è: non troverò mai più un altro come lui. E questo deve indicarti che ci deve essere qualche evento causa che ti ha portato a subire, diciamo, questo fascino di una persona che di fatto, se un ex, ti ha lasciata. E ci può essere anche un altro turbamento sottostante, che è quello dell'abbandono affettivo. Questo si manifesta, lo capisci che c'è anche questo, quando prima, quando era presente, ti interessava molto di meno di adesso che è assente. E hai anche una forte distonia sul desiderio, cioè ti aggrappi, diciamo, a chi si fa desiderare e non possedere, anzi. Più è alto il desiderio e più basso è il possesso, più sei in una situazione di perenne, diciamo, impossibilità di ottenere una vita sentimentale felice. E quindi l'ex a questo punto devi vederlo, iniziare a vederlo come uno strumento utile per la tua evoluzione personale, uno strumento che ti possa servire per migliorare te stessa e per andare a ricucire, diciamo, a richiudere quei turbamenti che sono venuti fuori. Ovvio, vanno richiusi quando sono stati elaborati, per cui devi, diciamo, intanto iniziare attraverso il comportamento a frequentare altre persone, devi cercare attraverso la tua mente, diciamo così, di andare indietro, farti aiutare da qualcuno, andare indietro nel tempo, a ricercare quegli eventi che hanno generato questa tua disistima. Probabilmente sono eventi collegati, ad esempio, alla figura paterna, perché spesso l'ex, per analogia o per contrasto, ricalca poi la figura paterna. È un percorso che va fatto se vuoi di nuovo recuperare la tua libertà in amore. Per questo video è tutto, ti ricordo che il 24-25 giugno terrò a Savona un seminario su ipnosi regressiva vite precedenti, PNL, programmazione neurolinguistica e seduzione. Se sei interessato o interessato, il riferimento è 333-1511-703. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale YouTube, perché presto ci saranno le estrazioni di corsi gratuiti con me. Ciao!